pomeriggio da Radio Project Mundial, è Luciano Marcuccilli che vi parla. Abbiamo assistito al triangolare Italia-Venezuela-Perù calcio da sala, vinto dal Perù, secondo posto per il Venezuela, terzo posto per l'Italia, un gruppo di giovani volenterosi che si sono impegnati, chi gioca a calcio a 5, chi gioca a calcio a 11, oggi abbiamo fatto comunque bella figura. Intervistiamo Loffredo. Giovanni, come ti trovi oggi? Come ti sei trovato? No, oggi mi sono trovato abbastanza bene, da dire che era un campo difficile perché comunque abbiamo giocato sotto età, tutti i ragazzi under 21, loro avevano un'età maggiore, ma questo ci serve da esperienza per affrontare i campionati mondiali nel migliore dei modi. Ok. Adesso parla Ludovico. È stata una bella esperienza, comunque vestire i panni della nazionale italiana per qualsiasi cosa è sempre un onore. È stato anche bello incontrare altre persone di nazionalità diversa che giocano questo sport. Come detto prima, siamo persone che vengono dal calcio 11 e dal calcio 5, ci siamo integrati bene. Poteva andare meglio, però ci siamo divertiti. Ok, Matteo, giusto? Sì. Che ci dici di oggi? Innanzitutto sono contento della meravigliosa tripletta, no, scherzo. No, è stato, come ha detto Ludovico, è stato bello, diciamo, proiettarci verso altre realtà diverse sia dal tipo di gioco, nazionalità, ma soprattutto con persone che non praticano lo stesso sport. Abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con ragazzi di età maggiore rispetto alla nostra e ce la siamo giocata nonostante l'età fosse molto, molto elevata. E questo ci serve da stimolo per le prossime avventure future. Comunque è sempre un onore far parte della nazionale. Ok, grazie. Adesso venite qua tutte e tre. Che ci dici? È stata una bella esperienza, anche se l'abbiamo persa. Siamo salvati. Abbiamo giocato con persone molto, molto più grandi di noi, ce la siamo giocata, ci siamo integrati molti con ragazzi di altri paesi molto distanti da noi, ma ci siamo integrati bene. Che dire, cioè, sarà per la prossima. Ok. Fai domande? Sì, come ti sei trovato oggi? Benissimo, mi sono trovato benissimo, i ragazzi sono stati bravissimi. Ci siamo ambientati subito al contesto e nonostante le difficoltà però ci siamo trovati bene, dai. Ok, grazie. Adesso è il turno dei ragazzi del Perù. Come oggi, complimenti per la vittoria. Parliamo adesso con il signor Cesar. Allora, come complimenti per la vittoria. Grazie mille. Oggi abbiamo deciso di venire qui in trasferta, diciamo, per noi, per partecipare a questo evento. Siamo ragazzi che giochiamo tutte le settimane insieme amatorialmente, quindi siamo stati molto contenti di aver partecipato a questo evento. Anzi, vi ringraziamo per l'invito. Ok, grazie. Adesso, ok, grazie.